Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento di ogni settimana su Radio Vacanze, la vostra radio, la nostra radio, con la trasmissione Viaggiando e Mangiando. Sono Marco Maruscelli e come sempre cerco di darvi, di deliziarvi, darvi qualche informazione utile di gusto. Partiamo questa settimana con la prima parte della trasmissione che è dedicata ai dolci pasquali, in particolare alla colomba, che in Italia è simbolo di questa festa, o meglio ricorrenza religiosa di primavera. Vi voglio parlare infatti di alcune di queste prelibatezze prodotte lungo il nostro bel paese. La colomba artigianale Matteo Sormani, sapori e fragranze della natura di montagna. Nasce a Riale, sulle montagne dell'Alta Valformazia piemontese, a 1800 metri di altitudine, la colomba pasquale di Matteo Sormani, chef innovatore e artigiano che sperimenta, crea e panifica nella storica locanda che gestisce dal 2005, il Walzer Stuba. Vero e proprio laboratorio gastronomico, ultimo avamposto gourmet italiano prima della Svizzera. È disponibile in due varianti, classica con arancia e mandorle oppure al cioccolato bianco e pistacchi. Un'occasione per gustare anche da casa un dolce genuino, leggero, profumato e altamente digeribile che esprime l'essenza dell'alta montagna. La genuinità del dolce finale si specchia anche negli ingredienti per l'impasto, dal burro di montagna alle farine biologiche, lavorate in Piemonte all'interno di un mulino a pietra lavica per tenere bassa la temperatura di macinazione, fino alle uova provenienti da produttori locali. È possibile acquistare la colomba di Chef Sormani direttamente presso la locanda Walzer Stuba a Riale o presso il negozio Sapori Walzer, sempre a Riale. Si può ordinare e farsi recapitare il dolce attraverso il servizio delivery scrivendo a info@locandavalzer.it o contattando il numero di telefono 339 3663 330. Insieme alla colomba è possibile prenotare anche altri panificati di chef Matteo Sormani, come il pane nel formato da un chilo, è disponibile nella versione classica e in quella integrale. Ma altra colomba è la colomba della Sangiovese. Anche quest'anno rispettiamo la tradizione, perché in Romagna le tradizioni non si fermano mai. Il pasticcere Andrea Marconi ha già iniziato a sfornare colombe su colombe. Come le fa? Solo con lievito madre, uova e miele di tenuta saiano, burro di latteria, vaniglia del Madagascar, scorze candite di arance di Sicilia. L'allegria vola di casa in casa, anche se lontani, con la colomba della Sangiovese. Un telefono per gli ordini 366-786-2921 o un'email ordini@sangiovesa.it. E andiamo poi alle dolci creazioni all'olio extravergine d'oliva, che sono la Pasqua di Palazzo di Varignana. L'azienda agricola emiliana presenta le sue creazioni per la Pasqua, una reinterpretazione della colomba e dei raffinati ovetti in cioccolato, entrambi realizzati con olio extravergine d'oliva. A Palazzo di Varignana l'olio è protagonista in tutte le occasioni, ancora di più durante le feste. Per la Pasqua 2021 l'esclusivo resort sui Colli Bolognesi, divenuto un modello nell'integrazione tra aziende agricole e ospitalità, svela una selezione di creazioni di altissima qualità, realizzate con il proprio olio extravergine vergine di oliva Stiffonte, uno degli oli più premiati d'Italia. Prendono così forma tre proposte con protagonista l'oro verde, che conferisce ai dolci un'armoniosa ed elegante combinazione di sapori e benefiche proprietà nutrizionali. Il dolce di Pasqua di Palazzo di Varignana, originale reinterpretazione della colomba, resa più fragante perché è realizzata artigianalmente con l'olio Evo Stiffonte, che arricchisce di profumi il gusto. Oppure il tripudio di Pasqua di Palazzo di Varignana, un viaggio alla scoperta di sapori, include il dolce di Pasqua all'olio Evo, una bottiglia di Stiffonte, il monocultivar Correggiolo, appunto da 500 ml, e 20 ovetti di cioccolato all'extravergine di oliva. E poi Oil and Chocolate di Palazzo di Varignana. Comprende una bottiglia di olio extravergine Blend Blue di Palazzo di Varignana e 20 ovetti di cioccolato all'olio extravergine d'oliva. Tutti i prodotti sono acquistabili online anche singolarmente sul sito www.palazzodivarignanafood.com, oltre che all'interno dello shop e dei ristoranti del resort. E poi parliamo anche di solidarietà. La colomba Galup per Fondazione Paideia al sapore della solidarietà, un regalo che fa del bene per sostenere i bambini con disabilità seguiti da Paideia.
Quest'anno la Pasqua appunto al sapore della solidarietà. Nasce la colomba Galup per Fondazione Padeia per sostenere i bambini con disabilità e le famiglie seguite dalla Fondazione. La colomba sancisce la nuova partnership tra la storica azienda piemontese, punto di riferimento internazionale nel mercato dolciario d'eccellenza, e la Fondazione, impegnata da quasi 30 anni nella promozione di iniziative di solidarietà sul territorio. Parte dei ricavi derivanti dalla vendita sarà devoluta a sostegno dei bambini e delle famiglie che Padeia supporta attraverso attività di terapia, sostegno psicologico, interventi economici straordinari e attività di socializzazione. La classica iconica colomba Gran Galup sarà acquistabile presso la bottega Padeia in via Villa della Regina 9D a Torino e presso il Galup Store di Pinerolo in via Finestrelle 34 e Torino in via Andrea Doria 7. Inoltre online su www.bottegapaideia.it. Un gesto buono tre volte, un regalo da regalare, da regalarsi è prezioso per chi sarà sostenuto grazie all'acquisto della colomba. Un acquisto solidale consente di stare vicino ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, offrendo loro un aiuto concreto. Beh, ulteriori informazioni sui siti bottegapaideia.it o fondazionepaideia.it. Bene, e adesso dopo aver fatto un po' di solidarietà, aver gustato questi profumi delle colombe che stanno per invadere il nostro bellissimo territorio e anche le nostre feste, beh, ascoltiamoci un po' di buona musica e risentiamoci tra qualche minuto per la seconda parte del nostro programma. Meglio se scendevo prima Tiburtina, siamo in 1000 taxi, forse solo una decina, però poi trovavo il tappo sulla tangenziale, a prati fiscali ci si può pure invecchiare, e invece qui si taglia dentro da Villa Borghese, il taxista che mi chiede lei è milanese, certo che anche voi dell'Inter state messi male, a noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in culandia, come c'è finito la mi scusi la domanda, gli rispondo solamente mi ci porta il cuore, sceglie tutto gioie e lacrime pure il quartiere, chissà se stasera incontro il mio amico cinghiale, che non è un soprannome proprio l'animale, che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste in questa città. C'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà, se no anche sti cazzi, che se non passerà. Roma ovest est, qui si vive in macchina come a Los Angeles, si capisce sei del nord che guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra i campi di padel, gli SH fanno a gara con le macchinette, su di 5 metri strade sempre troppo strette, meglio starsene rinchiusi nel proprio quartiere, tranne sabato che andiamo tutti a pranzo al mare, c'ho un amico che sta alle ore però arrivarci un viaggio, c'ho un amico a un bar in centro ma non c'è parcheggio, e ne ha pure una Trastevere ma il barco è attivo, ma è un amico e mi capisce quando arrivo, pariolini alternativi, coatti ripuliti, gente che lavora duro e sola ben vestiti, 3 milioni di persone in questo frullatore che non puoi lasciare. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Nicolo a guardare la città. Le
cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Minuccio saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tutto te ne dà! Sarà a Roma, sta! Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo! Viaggio e Vedo! Radio Vacanze! Bravo, quella lì è! 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Radiovacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati alla seconda parte del consueto appuntamento settimanale di Radio Vacanze, intitolato appunto Viaggiando e mangiando. Dopo aver ascoltato appunto un po' di informazioni gustose sulla colomba e sui dolci di Pasqua, passiamo ad altre indicazioni, ad altre informazioni di gusto legate soprattutto alla ricettività alberghiera. Mira Acaia Golf Resort Spa apre in Puglia. Il 4 stelle del gruppo alberghiero Mira Hotels Resort è pronto ad avviare la stagione turistica nel cuore del Salento. Ha aperto pochi giorni fa il Mira Acaia Golf Resort, splendida struttura a 4 stelle situata in Puglia, nel cuore del Salento e appartenente appunto all'omonima catena Mira Hotels and Resort, gruppo alberghiero che dal 2011 si fa portavoce delle eccellenze del territorio italiano nel settore dell'accoglienza. La stagione turistica firmata Mira parte quindi da una delle due strutture del gruppo situate nel sud Italia. Ad oggi Mira Hotels and Resort riunisce 4 strutture a 4 e 5 stelle che si trovano rispettivamente in Piemonte, il Mira Lagna Mountain Resort e Spa, in Sicilia, al Mira Borgo di Luce e Monasteri, e in Toscana, al Mira Golf Hotel Riva Toscana, che ha una new entry prevista in apertura a luglio, e in Puglia, appunto, il Mira Acaia Golf Resort e Spa. E appunto quest'ultimo è pronto ad accogliere gli ospiti in un vero e proprio rifugio incantato, caratterizzato al suo interno da ambienti e suites dal design raffinato e all'esterno dalla bellezza della natura selvaggia fatta di ulivi, giardini profumati e macchia mediterranea. Il resort consente di trascorrere una vacanza esclusiva, capace di rigenerare il corpo, la mente e soprattutto l'anima. Acaia mette a disposizione un centro benessere di 1200 metri quadri, un campo da golf e 18 buche, la spiaggia con menzionata a pochi minuti dal resort, due piscine esterne, due ristoranti, uno in hotel con possibilità di pranzare anche nella terrazza esterna e uno tipico nella spettacolare masseria San Pietro, risalente al 1700. Una palestra, un centro congressi e il nuovo servizio Mira Experience Advisor, con proposta di escursioni in barca alle più belle grotte salentine. Agli amanti della vacanza attiva e dello sport, Mira Acaia Golf Resort e Spa offre un autentico fiore all'occhiello. Il campo da golf 18 buche è considerato tra i più belli e suggestivi d'Italia, grazie al suo particolare design e alla splendida location che lo accoglie. Il campo si estende per 6.192 metri nei pressi della riserva naturale Le Cesine. Un percorso che si innoda tra spettacolari elementi caratteristici come la cascata mozzafiato presente tra la buca 11 e la buca 12 ed organizzato nell'intento di soddisfare anche il più esigente dei golfisti. Come in tutte le strutture del gruppo Mira, a Mira Acaia Golf Resort è possibile vivere un'esperienza unica che coinvolge tutti i sensi. L'eccellente qualità dalla spa alla tavola, garantita dal brand Mira Hotels, si combina al sincero senso dell'ospitalità, proprio della tradizione ricettiva del Salento, per una full immersion nelle bellezze e ricchezze autentiche della penisola. Ulteriori informazioni su www.mirahotels.com. E invece pensiamo a Pasqua al Majestic, benessere ricette di stagione nel cuore di Bologna. Una mini vacanza in città perfetta anche per la famiglia. A Pasqua, nel fine settimana del 3 e 4 aprile fino a lunedì 5, il Majestic invita i bolognesi a Palazzo. L'occasione di scoprire il benessere in tutte le sue forme, il
cibo ricco di ingredienti freschi di stagione e ricette della tradizione. Il relax, la cura di sé, il piacere di trovarsi in un contesto unico per bellezza e comfort. Una Pasqua alternativa dedicata ai bolognesi e a chi si ferma in città. Un weekend lungo di primavera nel Grand Hotel Majestic, l'ex Baglioni, dedicato alle ricette gourmet e al benessere. I giorni di sabato 3, domenica 4 aprile e lunedì 5 diventano l'occasione per regalarsi un'esperienza lontana dalla quotidianità. Si entra nel palazzo settecentesco che negli anni ha ospitato la Star System da Hollywood a Cinecittà. Si soggiorna la notte del 3 o del 4 aprile fino a lunedì 5 in camere o suite di grande comfort ed eleganza, accolti da un omaggio di benvenuto. Qui condividono momenti preziosi in famiglia. La proposta è gratuita per i bambini sotto i 12 anni, che vengono accolti con un simpatico kit ideato per stimolare la loro creatività. Il weekend pasquale prosegue la mattina, ci si sveglia con una ricca prima colazione personalizzabile. E poi si pranza in terrazza tra piante e fiori, o se il meteo non lo consente, nel ristorante I Carracci, un salone del XVII secolo con affreschi originali della scuola dei Carracci. In tavola uno speciale menù dedicato alla Pasqua, si inizia con la torta pasqualina in versione I Carracci, seguita da una gustosa crema di piselli con lattuga, menta e gnocchetti di ricotta al limone, profumati dal pepe lungo. Un'altra verdura di stagione, gli asparagi verdi di Altedo IGP conferiscono il loro delicato aroma al riso carnaroli mantecato, accompagnato da fegatini di coniglio brasate al sangiovese. La spalla di agnella arrostita, innaffiata dal latte di pecora, è servita da patata fondente e carciofi. Infine un supplemento di dolcezza, fragola e fragola, seguite dalla colomba pasquale con creme. In abbinamento al pranzo una selezione di vini DOC regionali, caffè e piccola pasticceria. Gli ingredienti perfetti per una Pasqua da vivere in piena sicurezza, nel rispetto delle norme di prevenzione e distanziamento. Per info e prenotazioni 051 225 445, info chiocciola GH Majestic. duetorrihotels.com. Bene, e adesso dopo aver ascoltato qualche informazioni, queste notizie utili per trascorrere la Pasqua, ma anche i giorni successivi, qualche piccola vacanza, sentiamoci un altro po' di musica e risentiamoci con il solito appuntamento tra pochi minuti per la terza parte del nostro programma su Radio Vacanze. Ricordi quell'anno, mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo, nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare, lo sai, che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Te lo ricordi quel giorno, è passata più di una vita, il giorno in cui è cambiato tutto e sembrava finita. Ci siamo svegliati strani e sembravamo rallentati, e ci siamo tenuti le mani e poi ci siamo abbracciati. E nei nostri occhi abbiamo visto il futuro, quel poco abbastanza per prendere il volo, per credere ancora a qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo, nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare, lo sai, che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Se fosse possibile cancellare le nostre vite
io farei tutto esattamente uguale, ti troverei ancora e ci capiremmo anche senza parlare, sapremmo già dove bisogna andare, la corrente ci porterà e qualcosa di nuovo si troverà. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile Dolce Vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. Cari amiche, cari amici, eccoci arrivati alla terza parte del nostro programma settimanale di Viaggiando e Mangiando su Radio Vacanze. Allora, la terza parte, come sempre, è dedicata al vino. E infatti vi volevo informare che debutta in modalità lockdown la prima sessione della selezione Rosé by Concours Mondial de Bruxelles. L'Italia è seconda al mondo con 64 medaglie conquistate. Vino rosato, fashion, versatile, simbolo di convivialità, spopola nel mondo grazie alla fama del brand. Arriva dai banchi d'assaggio della prima edizione della selezione Rosé del Concorso Mondiale de Bruxelles, dedicata al pink wine di tutto il mondo, la fotografia aggiornata dei consumi di vino rosato per il 2021. Secondo un sondaggio realizzato presso i giudici degustatori e gli opinion leader, chiamata a giudicare oltre 1000 pink label in gara dal 27 paesi nel corso di una 4 giorni che si è svolta a Bruxelles, eccezionalmente in modalità lockdown, dal 1 al 5 marzo scorso, infatti l'80% degli attuali consumi di questa tipologia sono spinti soprattutto dalla fama del brand e dall'etichetta, a prescindere dal vitigno. A vincere tra i consumatori è soprattutto la riconoscibilità del territorio di produzione, a dimostrazione di una scelta emozionale che esula dalla conoscenza tecnica del vino in sé e che si basa essenzialmente sull'idea di moda, sulle sensazioni gusto-olfattive e su un approccio edonistico. Un identikit, quello dei rosati, tracciato dall'unico concorso itinerante al mondo che non trascura di certo il fattore versatilità. Oggi sempre più oggetto di rinnovata e crescente attenzione da parte dei consumatori, ma anche dei grandi chef. Non a caso gli organizzatori del Concorso Mondiale di Bruxelles danno appuntamento all'Aquila dal 4 al 6 giugno per una 3 giorni riservata agli addetti ai lavori, che punterà i riflettori proprio sul food pairing e dunque sugli abbinamenti vino rosato cibo più in voga del momento. Si tratta di un evento fortemente voluto dalla regione Abruzzo, territorio tra i più vocati alla produzione di vini rosati. Il passo indietro fatto dalla regione Abruzzo per motivi di sicurezza legati alla pandemia nell'ospitale della sessione del concorso svoltasi poi a Bruxelles trova una magnifica seconda occasione nell'appuntamento di giugno prossimo. Nell'attesa dunque di celebrare la grande versatilità dei top pink wine del bel paese, sono stati intanto resi noti i risultati della prima edizione della selezione Rosé del Concorso Mondiale de Bruxelles, che ha incoronato l'Italia, seconda al mondo per numero di medaglie conquistate, complessivamente 64, dietro la Francia, che ne ha ottenute 135, e davanti alla Spagna con 42. Sono stati 225 in totale i vini tricolori in gara, su oltre 1000 etichette partecipanti, tra rosé tranquilli, spumanti, frizzanti e liquorosi. Arrivati da 27 paesi e valutati nel pieno rispetto delle regole sanitarie da una giuria selezionata composta da 40 degustatori belgi tra sommelier, giornalisti, opinion leader e master of wine. Tra le regioni del bel paese che hanno ottenuto maggiori riconoscimenti guidando la carica dei rosati tricolore brillano il Veneto con 20 medaglie, l'Abruzzo con 16, la Puglia con 9, il Friuli Venezia Giulia con 6,
ma nel novero dei campioni che hanno permesso all'Italia di portare a casa complessivamente 2 gran medaglie d'oro, 20 medaglie d'oro e 42 medaglie d'argento e un trofeo rivelazione andato a Terzini Rosato Cerasolo d'Abruzzo DOC della cantina Terzini Abruzzo, eletto rivelazione vino italiano 2021, rientrano anche etichette provenienti da Toscana, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Campania e Basilicata. Regioni punte di diamante del Drink Pink che hanno sancito a livello mondiale il ruolo da protagonista dello stivale, quarta al mondo per produzione con 2,5 milioni di ettolitri all'anno dopo Francia, Stati Uniti e Spagna. Tutti i risultati sono consultabili sul sito www.concoursemondial.com. E adesso andiamo un po' nel nostro bel paese, anzi nella nostra Toscana, dove Argentiera Bulgari Superiore DOC 2018 è l'equilibrio. Quando il respiro del mare esalta la naturale complessità espressiva di un vino, frutto dell'interazione unica tra terroir e microclima. La tenuta Argentiera annuncia la release della nuova annata Argentiera Bulgari Superiore DOC 2018, il vino che rappresenta l'identità stessa della tenuta, generato dalle uve dei vigneti più vocati dell'azienda di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, tutti situati tra 150 e 200 metri sul livello del mare nell'altopiano dei Pianali, che con i suoi 42 ettari rappresenta la sottozona più estesa della realtà vitivinicola situata nello zenith meridionale della Bulgari DOC. Un'annata che si presenta all'insegna dell'eleganza e dell'equilibrio, un'armonia data in primis dalla sinergia naturale e perfetta tra condizioni climatiche e territorio. I vigneti di Argentiera compongono un mosaico che è unicum per posizione e peculiare tessitura del terreno. Vigna Ginestra rappresenta uno dei terroir più importanti per l'Argentiera Bulgari Superiore DOC. Ogni pianta viene curata singolarmente, una dedizione si traduce in operazioni in vigna mirate a consentire alle viti di vivere a lungo, racconta Nicolò Carrara, l'enologo di tenuta Argentiera. È quello che i francesi chiamano curetage. Da noi è la dendrochirurgia che dona nuova linfa vitale e garantisce un'ottima sanità del vigneto. Una combinazione di elementi naturali che si riflettono nelle potenzialità climatiche date dalla posizione unica, con i vigneti che arrivano a 200 metri sul livello del mare, e scienza umana che si traduce in uno studio continuo di caratterizzazione geopedologica e nell'operare in vigna e in cantina rispettoso del più antico legame con la terra. Suoli eterogenei, altitudine di esposizione, il fortunato microclima e la vocazione del microterroir alla varietà che hanno reso celebri i vini di Bulgari nel mondo intero. Hanno fatto appunto di tenuta Argentiera un vero e proprio unicum della regione. E alzando un calice di questo magnifico e sinuoso Bulgari tenuta Argentiera, non mi resta che augurare a tutti voi una settimana di speranza e di gusto che ci aiuta a superare questi momenti che stiamo vivendo e ci porti prima possibile a respirare quella libertà di vita che tutti ricerchiamo da tempo. Buona settimana a tutti voi. Era meglio se scendevo prima a Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare, e invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male, a noi ci resta solo il derby della capitale. Però Tomma di Nerone sta proprio in culandia, come c'è finito la mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente mi ci porta il cuore, sceglie tutto gioie e lacrime pure il quartiere. Chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale, che non è un soprannome, è proprio l'animale, che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà, se no anche sti cazzi, che se non passerà. Roma ovest est, qui si vive in macchina come a Los Angeles. Si capisce sei del nord che guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra campi di
di paddle. Gli SH fanno a gara con le macchinette. Surfi 5 metri in strada, sempre troppo strette. Meglio starsene rinchiusi nel proprio quartiere. Tranne sabato che andiamo tutti a pranzo al mare. C'ho un amico che sta alle ore però arrivarci un viaggio. C'ho un amico a un bar in centro ma non c'è parcheggio. E ne ha pure una Trastevere ma il varco è attivo. Ma è un amico e mi capisce quando arrivo arrivo. Pariolini alternativi, cotti ripuliti. Gente che lavora duro e sola ben vestiti. 3 milioni di persone in questo frullatore che non puoi lasciare. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Al Gianicolo a guardare la città. Un mondo di musica. Un mondo di musica. Radio Vacanze, protagonisti del tuo tempo libero.